Grazie mille Stefano, avete un coordinatore, una guida, un coach, un terminale che vi può aiutare molto, quindi sfruttatelo durante la giornata oggi perché lui veramente ha una visione d'insieme, conosce i vari presentatori, chi sarà qui oggi e quindi tramite lui potete estrarre un po' più di informazioni utili da portare a casa. Io sono Robin Good, non so quanti di voi già mi conoscono più o meno, così mi date un'idea se vale la pena di spendere qualche parola su di me. Sono un piccolissimo imprenditore, mi chiamano a questi eventi, io vengo molto volentieri perché che cosa ho fatto di particolare in due parole? Sono sul web da più di 10 anni, il sito è nato nel 1998, si chiama Master New Media ed è una rivista online. Fino a poco tempo fa che era in quattro lingue, adesso la crisi fa scalare un po' anche me sulla produzione e l'ampiezza. Ma comunque in italiano e in inglese siamo presenti e ci occupiamo di aiutare chi nel campo della comunicazione vuole capire meglio quali sono le strategie, le tendenze, gli strumenti da usare per farlo. Di riviste online ce ne sono tantissime, di blog altrettanti, perché mai proprio io? Bah, probabilmente ho questo cappellino simpatico che è il mio marchio e mi fa ricordare con facilità. Il nome non sembra del tutto italiano, quindi ho qualcosa a mio favore, ma la storia principale è che in una maniera o nell'altra, senza che io lo pianificassi, io sono riuscito a fatturare a Google più di 1 milione di euro, nero su bianco. Cioè Google mi ha dato nel tempo oltre 1 milione di euro. Perché? Perché ho una rivista sulla quale loro hanno messo la loro pubblicità. Voi quando andate su Google fate una ricerca, appaiono delle pubblicità all'inizio, di lato, giusto? E queste pubblicità spesso le vedete anche sui siti. Quindi per molti anni io ho avuto la fortuna, la coincidenza di essere nel momento migliore per usare quel tipo di pubblicità sul mio sito e quindi la gente ha cominciato a conoscermi, a scoprire ma chi è questo beato che ha questa fortuna di guadagnare i soldi scrivendo ciò che gli piace e avendo un Google che lo paga con la pubblicità. Tutto questo è un sogno che non esiste più, non faccio parte più di quel sogno, non guadagno più della pubblicità di Google e ho aperto da 2 o 3 anni un campus online, privato, funziona come un club sportivo un po' speciale, si paga una tantum per entrare al circolo e poi un abbonamento mensile. Finché vuoi venire a allenarti, ti alleni. Chi ci viene? Sono di solito piccoli imprenditori, ma c'è anche qualche azienda che vogliono trasformare il loro know-how, una loro competenza personale, qualcosa che li appassiona, in un servizio di informazioni online. Quindi aiuto, guido e seguo passo passo tutte queste piccole start-up, chiamiamole, queste piccole aziendine che vogliono diventare indipendenti. È gente che ha già un lavoro ma vuole smettere di farlo, è gente che ancora non ha iniziato, ha trovato una sua strada ideale nella vita, è gente che ha tempo libero, qualche soldo da spendere e vuole fare qualcosa che gli piace, che gli possa consentire anche di sbarcare il lunario. Questo è il Pop Campus e per questo vedete scritto Pop qua sopra. Questa velocemente è la mia storia. Un paio di dati che possono, non starebbe a me vendermi, ma diciamo penso che faccia la differenza saperlo, è che se tu vai su Google Books o su Amazon e ti metti lì certosina, certosino a cercare Robin Good e Master New Media, ci sono oltre 100 libri in lingua inglese che mi citano. Quindi qualcosa di buono devo aver fatto in questi anni. Se no, perché io non è che ho chiesto dei favori a qualcuno, l'ho scoperto per caso 2 anni fa che c'erano tutti questi libri che da una parte e dall'altra, magari anche solo nell'appendice, ma comunque mi menzionavano. Questo è Robin Good, cosa sono venuto a fare qua quest'oggi? Vorrei essenzialmente, è una presentazione piuttosto concisa, va dritta al punto e si occupa di farvi vedere un po' da dove veniamo per quanto riguarda la promozione e il marketing, cosa abbiamo fatto fino adesso. Inconsapevoli un po', ce ne siamo dimenticati dell'atteggiamento che usiamo quando facciamo marketing spesso con le nostre aziende e dov'è il futuro, cosa cambia, quali sono le differenze sostanziali che ci troveremo a considerare di adottare per fare un marketing più efficace e diverso. Da brand, io penso che il futuro sarà quello di diventare e trasformarsi in un partner, in un amico dei tuoi clienti, piuttosto che in un marchio da adorare, inseguire, cercare di conquistare come
in qualche maniera abbiamo fatto fino adesso. Quindi vorrei farvi subito una domanda, se posso coinvolgervi un pochino, e la mia domanda è: secondo te, come, da che cosa è stato caratterizzato il modo di fare marketing delle aziende fino adesso? Mi spiego meglio. Secondo te, il marketing delle aziende fino adesso è stato amichevole, per esempio? C'è qualcuno che alza la mano per amichevole del marketing? Curioso? Chi è che c'ha un aggettivo che invece andrebbe bene? Il marketing fino adesso com'è stato? È stato magari un po' ad alta voce? Qualche mano sull'alta voce? Ok, ah, ce n'è una qui. Bene, io mi sposo questa di mano. Siamo la minoranza, ma penso che fino adesso le aziende hanno strillato molto. Ma non perché voi siete dei chiassosi. So che non avete alzato la mano perché non vi sentite rappresentati da quest'idea. Non volete essere così. Però ragionate un attimo. Fino adesso che cosa abbiamo fatto quando ci davano la possibilità al reparto marketing di spendere dei soldi, di investire il budget? Avevamo per un po', per molti anni a disposizione radio, stampa, televisione. E quando ci sono uno spread, due pagine di giornale aperte, come faccio a far venire la mia pubblicità fuori? Devo in qualche modo urlare, non è che se la faccio più elegante scrivo piccolo piccolo come Cartier, qualcuno la legge? Forse sì, ma anche quello è un modo di urlare, magari compro tutta la pagina e ci scrivo solo una cosa piccola piccola. Quando andiamo in un'edicola e cerchiamo di scegliere qualcosa, siamo bombardati di alternative che vediamo tutte insieme, quindi chi strilla, chi ha la copertina più interessante è per noi vincente. Alla radio cosa fanno? Alla TV ci bombardano di, quando siamo nella serie delle pubblicità, c'è chi strilla di più di meno, già si alza il volume dal film alla pubblicità e poi fra di loro strillano a chi ha il volume più forte. Quindi quanti adesso possono dire, beh Robin forse non hai tutti i torti, abbiamo urlato un pochettino, si allenta un po' il muscolo, viene? Ok, proviamo a smuoverlo ancora un po'. La seconda cosa che abbiamo fatto per tanto tempo è che per far funzionare quel sistema, sono cose talmente ovvie che noi ce le siamo dimenticate, abbiamo usato che cosa? La TV, la radio e il film è come se ci dessero una piazza, no? Virtuale, dove ci mettono in cima un catafalco e noi possiamo strillare fortissimo e tra tutti quelli che gli diamo fastidio, no? Che sentono, ci sta qualcuno che probabilmente ha bisogno della lavapiatti o di mettere lenti a contatto nuove, no? Quindi noi strilliamo una marea perché ci hanno insegnato che noi dobbiamo inseguire il nostro target. Che sto è sto target? Il target sarebbe, no, tu devi, il mestiere è strillare, giusto? Quindi, come possiamo strillare senza finire la voce subito in modo che sia efficace? Io vendo le lavapiatti, chi le compra le lavapiatti? Le signore di una certa età, a che ora se io strillo le signore può darsi che ci sono? E in base a questo ragionamento noi strilliamo a certe ore piuttosto che delle altre, a volumi più o meno alti, ma facciamo questo mestiere lì sperando che nello scassare le scatole a migliaia di persone ci sia un gruppo sufficientemente grande che compensi quello che abbiamo speso per urlare così forte. È così o no? Ah, si sta ammorbidendo il muscolo, eh? Dai, su. Ok, quindi abbiamo urlato e abbiamo anche sparato. Sparato nel senso, dai, tira nel mucchio, no? Qualcosa prendiamo. Non ci dobbiamo vergognare, perché noi siamo qui, perché vogliamo andare di là. Ma se non riconosciamo il passato, come facciamo ad andare verso il cambiamento e il futuro? Quindi ammorbidisci il muscolo. E numero tre, che cosa altro abbiamo fatto di importante? Dopo che abbiamo sparato, abbiamo cominciato anche, soprattutto su certi mezzi, a interrompere. Ma non solo come pensate voi, è la TV, c'ho il film, il TAMI arriva la pubblicità, c'ho la radio, c'è l'intervista, il TAMI arriva la pubblicità, ma ce lo siamo portati anche appresso questo bel mestierino sul web. Tant'è che tu vai lì la mattina e dici, ma fammi leggere che cosa è successo, l'hanno eletto sto papà, no? E ti spunta subito, come tu dici, www Repubblica, un bel coso con una Audi che da tutte le parti, c'è solo lei, che tu devi cercare una X per mandarla via e non sai dove sta. È così o no? Oh, ma
Ma quante altre ce ne stanno che poi clicchi il video prima di farti vedere l'intervista a Stramaccioni, dici altre una, due, devi aspettare 15 secondi, no, ce n'è un'altra, Barilla non basta, ti do anche questa qui, che non c'entrano niente con Stramaccioni, con l'Inter, con la squadra che tu stai seguendo, ma però loro te le piazzano lì. E quindi abbiamo imparato tantissimo a interrompere parecchio. E ripeto, rendiamoci conto che non l'abbiamo fatto solo con i vecchi media, ma ce lo stiamo riportando, allenandolo, rifinendolo e facendolo ancora meglio sui nuovi media. Quante altre brutte cose abbiamo fatto, Robin? Dai, finiscila, dimmele tutte. Beh, penso che dopo l'interrompere l'ultima o la penultima cosa importante è quella che ci siamo preoccupati sin troppo di farci primi, belli, i meno gostosi, vieni da noi, ma perché stai a comprare da un altro, ma che fai? Cioè, ma non vedi, sono l'imperatore, la regina, attraverso il modo che comunicano, attraverso le pubblicità che fanno, le aziende hanno pensato di default che farsi belli, dire che sono il più figo, il più bravo, fosse l'unica strada per ottenere l'attenzione delle persone. E non solo, hanno pensato di default fino adesso che la miglior cosa da fare e da dire alle persone fosse di continuargli a parlare, di dirgli e dirgli e dirgli cosa è meglio, dove andare, dove acquistare, cosa fare. Questi sono stati i nostri atteggiamenti fino ad oggi. Te li voglio riassumere rapidamente, così vediamo se poi si è sciolto del tutto il muscolo. Allora, abbiamo urlato il più forte possibile, ci siamo preoccupati moltissimo di sparare sul target, cercare di colpire più persone possibile. Abbiamo interrotto continuamente le persone nelle maniere più diverse, lo continuiamo a fare anche sui nuovi media. Ci siamo preoccupati di farci belli, bellissimi, siamo noi migliori, vieni da me. E gli abbiamo continuato a parlare, come quando incontri qualcuno che te l'attacca e tu non riesci mai a inserirti, non c'è il buco. Questo è quello che è successo fino adesso. Quanto ti corrisponde? C'è un miglioramento. Dell'altro caffè si può avere, dello sciogli muscolo qua, lì. Dove andiamo? C'è una domanda quindi in arrivo. Io questo tipo di brand che avete conosciuto fino adesso, avrei un nome preciso da usarlo. Tra l'altro io ho mandato la mia presentazione qui a Business International qualche giorno prima, ho detto guardate che a un certo punto c'è una slide dove c'è un termine un po' forte, lo posso usare? Però mi hanno detto no, quel termine è un po' forte, poi magari qui a Milano non lo capiscono. Perché non usi il termine più facile? Rompiscatole. Io ero andato giù un po' più pesantone, dopodomani a Napoli uso quello pesantone perché loro non mi hanno detto no. Però voi capite, siamo un brand rompiscatole se ci comportiamo in questa maniera. E quello che vorrei proporvi per il futuro è di cambiare totalmente direzione. Prima di tutto diventando consapevoli della realtà, cioè là fuori cosa succede? Le persone che vogliono potenzialmente acquistare il prodotto della tua azienda, come si comportano, come pensano, cosa fanno? Allora, le persone che vogliono acquistare o scegliere un prodotto hanno, te ne devi fare una ragione per forza, mi puoi bloccare, fare tutte le domande, prendere ostaggio al ristorante più tardi, ma ti devi fare una ragione di questo, che le persone nell'era di internet cercano in due modi. Numero uno, indovina un po', qual è? Se cerchi un prodotto che fai? Prezzo. Dove lo cerchi? Internet. Su internet, ma su internet dove? Apri il computer e dove vado? Un motore di ricerca, diciamone uno a caso, Google. Otto. Andiamo su Google, che sarebbe lui, no? E in quel buco lì scriviamo quello che ci serve, lavapiatti meno 350 euro piuttosto che lenti a contatto, occhi azzurri, quello che ci serve, giusto? È vero o no che la maggior parte delle persone oggi che vuole acquistare un prodotto si comporta così? Ok. L'altro metodo però, Robin, qual è? Se uno è di fare la ricerca, mi sai dire l'altro metodo qual è? Chi è che me lo dice? Cercare opinioni di altri consumatori.
cercare di opinioni altri consumatori, fochino? Cioè, cosa faccio invece di fare una ricerca su Google? Social media, dicono qui questi bravi ragazzi alla mia destra. Quindi, i social media, chi c'è dentro i social media? I tuoi contatti, amici, clienti, giusto? In teoria, se non ho fatto sì, aggiungi, delle persone di cui mi posso fidare. E quindi chiedo, come succedeva prima che ci fossero i social media, ai miei amici. Scusa, senti, Carla, io la lavapiatti non mi va più. Tu che cosa hai? Dove l'hai comprata? Quanto l'hai pagata? Non abbiamo fatto così. Quando dobbiamo comprare qualcosa e non sappiamo qual è il prezzo migliore, telecamera, occhiali, qualunque cosa. Chiediamo perché non ci fidiamo di chi? Di quel dannato brand rompiscatole, no? Perché ci ha imbrogliato fino adesso, ha strillato, urlato, ci ha interrotto, ci ha dato fastidio, ci ha parlato e forse ci ha detto anche delle cose che non stanno così. Perché io Totti con Ilari, quando sono andato dentro da Vodafone, non c'erano, mi hanno dato un numerino, sono dovuto andare a fare una passeggiata per tutta Roma prima che toccasse il mio numero. Insomma, quel brand non corrispondeva poi alla realtà che incontravo. Giusto? Vi corrisponde? Lo avete visto anche voi? Quindi l'altro modo è quello di chiedere agli amici. E gli amici oggigiorno dove stanno? Stanno sui social media, da Facebook a Twitter, LinkedIn, YouTube, tu li menzioni. E queste due strade, cerco su Google oppure mi faccio consigliare dagli amici, sono convergenti. È vero o no secondo te? True or false? Google, Bing, il motore di Microsoft, lo sapete che per stilare la classifica quando scrivi lavapiatti di meno di 350 euro, che criterio usa per chi mette prima e dopo? Quanto è stato condiviso il nome di questa lavatrice, la sua pagina, anche sui social media, su Facebook, su Twitter? Ne parlano le persone? Hanno un sentimento positivo verso questa cosa? E allora va più su. Ma come Robin, che stai dicendo? Google e Bing danno retta a quello che le persone condividono su Facebook? Ma perché mai? Si sarebbero rincoglioni tutti, rinscatolati tutti, rimbambiti tutti di un tratto? Google e Bing non sono per niente rimbambiti, anzi, proprio perché non sono rimbambiti, hanno capito che voi eravate diventati un po' furbetti, tutti quanti, anche voi in prima fila, sì. Perché cosa avete cominciato a fare? A cercare di capire le regole di Google, di Bing e a fare delle cose tipo link building, avere dei link dagli altri siti, fare insomma tutto ciò che fosse possibile per apparire più su nei risultati. E Google e Bing si sono scassati di dover stare appresso a voi che cercate di capire loro come fanno le classifiche, perché se le classifiche dovessero rispettare il fatto che voi avete imbrogliato un pochettino per ottenere questa visibilità, non gli va bene a loro, perché loro vogliono dare dei risultati importanti, sicuri. Allora cosa hanno detto? Se non ci possiamo fidare più delle aziende, dei link che si fanno fra di loro, perché non sono link onesti, fidiamoci delle persone, vediamo quanti hanno il coraggio di dire mi sono comprato quella lavapiatti e invece non è vero. Quanti mettono la faccia per dire è meglio il suo corso di quell'altro e poi non è vero. Mi posso fidare più delle persone che hanno una loro reputazione da difendere, che non dei link, che non sa nessuno chi li ha comprati e li ha venduti, è un mercato sommerso. Quindi attenzione, perché cercare e sociale, SEO e social media, sono due cose che vanno a braccetto e se ti parevano separate, saranno sempre più unite nel futuro. Sono arrivato in dirittura d'arrivo, di già, te l'ho detto che ero conciso. Non è che ho finito. Adesso ti devo dire quali sono le caratteristiche, se abbiamo visto quelle di prima che erano quelle del rompiscatole, com'è l'alternativa al rompiscatole, che cosa fa di diverso. Allora, i 5 nuovi trend che secondo me caratterizzano il nuovo modo di fare marketing online sono questi qua. Il primo è quello di intercettare. Che vuol dire? Che passo dalla posizione opposta a quella che ho avuto fino ad oggi, dove sparavo, urlavo, interrompevo, per pescare e raggiungere il maggior numero di persone possibili. Cioè ero io che andavo verso le persone, cercavo di trovare i miei clienti in maniera proattiva. Intercettare vuol dire il contrario, io sto seduto, c'è un radar, scannerizzo
se ci stanno degli aerei che passano, è come se accende un puntino, c'è un aereo lì, gli vado incontro. Tradotto in termini pratici per la mia azienda, scelgo una nicchia, un posizionamento legato a come funziona l'economia delle informazioni su internet. Le persone scrivono delle cose e trovano delle cose. Se io non sono trovabile per la frase o per il set di frasi che rappresenta il mio prodotto, la mia azienda, la mia bandiera, la mia etica, non esisto, è come se non ci fossi. Quindi la prima cosa è, se voglio che funzionino tutte le altre, di posizionarsi in maniera precisa su internet. È inutile che io sono quello delle lenti a contatto, perché ce ne sono altri 100 e magari 99 stanno lì da più tempo di me. È inutile che io dico che vendo i motorini, se ci sono altre 50 aziende che li vendono. O c'ho i motorini da cross, piuttosto che li noleggio a Milano, ma devo specializzarmi a costo di apparentemente rinunciare a una fetta di mercato. Di questo ti sembrerà l'ostacolo più grosso, ma come? Io stringo, diminuisco i miei clienti. Tu innanzitutto già esisti in realtà, quindi non stai diminuendo i tuoi clienti, io ti sto parlando di come aumentarli sul web. E per aumentarli sul web l'idea è di non allargare, ma di stringere il più possibile, di modo che prendi quelli che esattamente vogliono la cosa che tu c'hai, possibilmente la cosa per la quale sei speciale e hai pochissimi concorrenti su quel fronte. Quindi, numero uno, dobbiamo intercettare. Facciamo subito al volo un esempio. Io l'altro giorno, una cosa proprio, una stupidaggine, stavo in ufficio, fuori dal mio ufficio, in un altro ufficio, avevo bisogno di una spina tripla, eccetera, non sapevo come fare, ho detto, fammi andare online a cercare materiale elettrico che posso acquistare. Ho scritto, acquistare materiale elettrico online. È venuto questo sito che si chiama MB Store, è un negozio di Napoli, che vende le spine e che da un anno e mezzo, conosco il proprietario, fattura col negozio online, più del negozio fisico. Quindi le cose funzionano, anche in quelle parti d'Italia dove penseresti che non funzionano, funzionano e come. E quando ho cercato materiale elettrico online l'ho trovato per primo con mio grande piacere, perché già anche conoscevo questa entità, non ho trovato BTC, non ho trovato altre marche, Vimar o qualche negozio della mia zona. Ho trovato lui, quindi lui sta facendo giusto. Poi mi sono detto, ma non potrei fare qualche ricerca di esempio, visto che vado a Business International, lì ci sono sempre degli sponsor, caspita, potrei far vedere se qualcuno degli sponsor, così faccio bella figura io, bella figura degli sponsor, magari appare tra i primi. E quindi ho detto, mi ricordo che a Business International c'è sempre uno sponsor legato alle email newsletter, a come mandare le newsletter efficaci per le proprie agenzie, la propria azienda. Allora ho cercato distribuzione newsletter per agenzie. E è venuto questo sito, ho detto, ah, perfetto, vedi, ci stanno, sono proprio loro. Sono quelli che vanno a Business International, benissimo, gli faccio la foto al sito, li metto qua, perché se cerco distribuzione newsletter per agenzie, loro appaiono per primi. Non mi stavo rendendo conto della gaffa enorme che stavo facendo, ma sono andato avanti. Poi capirete fra qualche secondo. Questo era quindi l'intercettare, essere posizionati in una nicchia precisa per farsi trovare dalle altre persone. Numero due, devo educare. Nel senso che smetto di parlare, raccontare e dire che sono bello e comincio a informare le persone su quello che fanno. E quindi ho trovato degli esempi subito collegati sia all'azienda di prima che sul web ha una serie di webinar, di ebook che spiegano come distribuire le newsletter, come farlo in maniera efficace. Ma mi sono reso conto in quel momento, cercando esempi di persone che educavano in maniera efficace, che c'era anche un'altra azienda che faceva newsletter e che mi sono detto, oh diamine, quella che ho messo prima, nelle foto prima, non è quella che fa lo sponsor a Business International, cavolo, è il suo concorrente diretto. Perché l'azienda che c'è qui oggi, che è anche un banchetto, che io vi raccomando perché fa un ottimo lavoro, si chiama in un'altra maniera, si chiama Mag News. E loro fanno benissimo, per esempio, sul fronte dell'educazione, hanno una serie di guide, booklet, tutorial su come usare al meglio la comunicazione via email, che sono fatte molto bene. Però vedete, nel momento che io li ho cercati e non ricordavo perché hanno passati 2 anni il loro nome, io sono andato dritto come un pesce dal loro concorrente primo.
senza voler fare del male a loro, è stato proprio naturale e per questo ve lo sto raccontando, non perché penso sia stato un successo avere la presentazione così, ma perché ci avrebbe insegnato qualcosa a tutti quanti, quelli di Magnews molto, ma anche agli altri, perché non fa piacere a nessuno stare in quella situazione. Quindi educare, ho visto che tra gli sponsor c'era IBM, ho detto fammi vedere se IBM fa qualcosa di educazione buono, e ho visto che loro hanno dei webcast, dei webinar gratuiti dove insegnano gratuitamente come funziona la loro nuova tecnologia, il loro nuovo software che offrono e via dicendo. Questo vuol dire educare, cioè dare la possibilità agli altri di imparare meglio che cosa possono fare con i nostri prodotti e servizi. Quindi questa è la seconda caratteristica chiave che caratterizza il nuovo marketing. La terza direi che è quella della condivisione. Condivisione per me è dare agli altri qualcosa di immediatamente utile senza fargli pagare un prezzo per questa cosa. Faccio subito degli esempi. Facebook, Alitalia, condividono non soltanto le loro offerte, un nuovo volo, una nuova tratta, un nuovo aereo che hanno adottato, ma anche delle informazioni immediatamente utili per quelli che devono viaggiare. Cosa mettere in valigia se vai a fare quel tipo di viaggio piuttosto che un altro, che tappe usare, dove trovare dei vantaggi di costo nei posti dove andrai. E quelli dell'Alitalia hanno, mi sembra, 1 milione e qualche cosa di fan, e ho guardato sotto queste cose utili e carine che condividono e c'hanno un bel numero di condivisioni. Quante sono? 150, quello che è. Sembrano tante, no? Poi sono andato su un altro social di un brand totalmente piccolo, sconosciuto, che si chiama Nomadi Digitali, che hanno, invece di 1 milione di friends, ne hanno 4.000 erotti. E ho guardato che cosa condividevano e ho scoperto una cosa. Uno, che le condivisioni erano esplosive rispetto ad Alitalia. E due, che c'era qualcosa di particolare. Cioè, non solo condividevano delle cose utili, se scorri la pagina ne trovi tanti, per chi vuole lavorare viaggiando intorno al mondo. Loro si occupano solo di questa nicchia. Ma condividevano dei pensieri che facevano un po' da bandiera per il loro credo. Afferrate questo concetto perché tornerà nel vostro futuro. Noi consumatori, come ci chiamate, amiamo sposare un'azienda nella quale crediamo, della quale condividiamo non soltanto i prodotti, ma anche la loro filosofia di business sul mercato. Sempre di più diventiamo sensibili a queste cose. Quindi i Nomadi cosa fanno? Condividono delle bellissime immagini con delle citazioni, delle frasi che ispirano, che rappresentano il loro modo di vivere la vita. Questo che fa? Fa sì che chi legge, chi è affine ai Nomadi, prende queste immagini e le condivide a iosa con gli altri. Quindi gli crea una visibilità enorme, di proporzioni molto più grandi di quello che l'Italia riesce a fare con lo stesso metodo. Un altro e ultimo esempio di condivisione, di cose utili e immediate, è quello di Adobe. Adobe è una grande software house, dopo Microsoft una delle più grosse, si occupa soprattutto di multimedia, grafica, publishing, e fa una rivista, questa qui che vedi dietro alle mie spalle, che si chiama CMO, Chief Marketing Officer. CMO è un titolo, una carica che c'è in tutte le aziende. E in questa rivista raccoglie il meglio di quello che dicono gli altri sugli altri giornali e riviste e te lo presenta senza scrivere sono Adobe, sono bella, vieni poi da me, guarda che prodotto c'ho. Adobe, non so se neanche si vede, è quel quadratino rosso in alto a sinistra, lì è l'unica presenza che hanno. Questa è reale condivisione di valore. Numero 4, caratteristica numero 4, la penultima del nuovo modo di fare marketing è ascoltare con grande attenzione quello che i tuoi clienti dicono, vogliono, le cose delle quali si lamentano, le cose che non gli vanno bene, le cose che vorrebbero avere e non, perché è proprio in questa strada di estremo ascolto verso i nostri clienti che potremo in un futuro essere maggiormente riconoscibili e offrire dei prodotti che ci danno dei margini di guadagno e dei costi di produzione
inferiore a quelli che abbiamo usato fino adesso, dove abbiamo cercato di speculare e inventare a monte con degli studi e delle analisi ciò che volevamo offrire al cliente, mentre adesso gradualmente ci trasformiamo in ascoltatori che sentono esattamente cosa vuoi e costruiscono un qualcosa adattato su queste esigenze. Chi lo fa bene online? Io ho preso qua un altro paio di esempi, ma ce ne sono moltissimi, anche di brand e marchi che ai quali non daresti una lira così per loro fama, quindi c'è la Banca San Paolo piuttosto che di nuovo l'Italia, che ascoltano moltissimo in alcuni istanti su alcuni social media quello che i loro clienti vogliono, mi auguro, avendo un ufficio dietro che poi si preoccupa di raccogliere queste informazioni e dati per renderli ancora migliori. Ultimo punto è che se abbiamo ascoltato, questa ricchezza dell'ascolto deve servire ad una cosa specifica che è il personalizzare, il fare le cose su misura per i nostri clienti e non in base a dei crismi, degli standard, delle logiche di produzione di massa come abbiamo fatto fino adesso. Un esempio concreto di un brand assolutamente prestigioso è quello della Nike. Se tu vai oggi sul sito della Nike, ma sono già qualche anno che succede, non solo puoi sceglierti delle scarpe favolose come questa, centinaia di modelli, acquistarli a venire, ma le puoi assolutamente personalizzare in maniera completa. Questa per esempio l'ho fatta per me, sono tifoso della Roma, gli ho dato i miei colori, su una scarpa c'è scritto Good, sull'altra c'è scritto Robin. Gli puoi fare quello che vuoi, dalle stringhe alla suola, scegliere il colore, il materiale e personalizzarle anche con il tuo nome. In 6 settimane le mandano a casa, costano 79 euro. Questa è il massimo della personalizzazione per me, il massimo per potermi soddisfare o fare un regalo a qualcuno, ma non è il solo. Un altro esempio interessantissimo nel mondo dei viaggi e del turismo viene da questa mappa che viene stampata e inviata alle persone con stampati sulla mappa i consigli dei suoi amici di Facebook su cosa andare a vedere in quella città. Cioè io sto pianificando di andare a Bangkok e questo servizio non fa altro che raccogliere le opinioni dei miei amici che sono già stati a Bangkok, inserirli sulla mappa con i loro consigli personali, stampare la mappa e mandarmela a casa. Quindi da brand rompiscatole a vero e proprio, io direi, amico, partner. Perché se le caratteristiche sono quelle di intercettare, sono quelle di ascoltare, personalizzare, smettere di farsi belli e entrare in stretta sintonia con le persone, cambiamo molto il nostro atteggiamento. Quindi chiudo ricapitolando brevemente, così le vedi davanti ai tuoi occhi quelle che sono le differenze. Allora, fino adesso abbiamo urlato, targetizzato, interrotto, distratto, siamo parlati addosso all'infinito, siamo stati super autoreferenziali e ci siamo preoccupati molto di noi stessi e di mandare un messaggio. Il nuovo modo di fare invece è fatto da intercettare, posizionarsi e trovare chi cerca di me, intercettare un gruppo di persone che non sia demograficamente definito ma che abbia un interesse specifico per la cosa che offro, essere il più rilevante e contestuale possibile, quindi non parlare come fa un venditore di pentole, ma come fa uno psicologo che cerca di prendere il contesto, di dare rilevanza alle cose che promuove e offre all'interno dell'esigenza di chi mi sta ascoltando. Mi occupo di informare, educare le persone su come meglio utilizzare le mie tecnologie e quello che ho a disposizione e mi dedico soprattutto in tutte le maniere che ho a disposizione ad ascoltare con attenzione ciò che i miei clienti desiderano avere dalla mia azienda. Io sono Robin Good, questo è il modo nel quale passeremo dall'essere dei marchi e basta all'essere un po' più degli amici e dei partner dei nostri clienti. Ho finito.